Buonasera, ci troviamo in Piazza Municipio, vecchio Emerito Portosalvo, presso il gazebo Trattoria Turiuleddo, dove si è appena concluso l'incontro grazie all'Agenzia Borghi Solidari e l'Associazione Pro Pentidattilo con il libro Cola Ierofani, edizione Città del Sole, e accanto a me l'editore Franco Arcidiaco. Buonasera. Buonasera, il libro è di Giuseppe Tripodi, che fa rivivere a tutti gli effetti, perché questa sera è successa una cosa straordinaria. Noi abbiamo presentato un libro nel luogo dove il libro in realtà si svolge, dove diciamo si svolge la parte più importante e più diciamo saliente del libro, quindi è una cosa veramente molto significativa. Un libro molto bello in cui si possono rivivere le atmosfere del bel tempo che ormai è andato. Eh sì, c'è stato qualcuno, esattamente Mario Capanna, che ha scritto una biografia di quegli anni, visto dal suo punto di vista e da un milanese come lui, e l'ha definita formidabili quegli anni. In realtà quegli anni sono stati formidabili anche nelle nostre zone, e Giuseppe Tripodi lo descrive perfettamente. Qui dentro c'è la storia dei nostri paesi, la storia della nostra gente, la storia della politica, la storia sociale. È un trattato di antropologia in forma di romanzo, io lo amo definire così. Come mai l'utilizzo della lingua, il dialetto? Beh, devo dire che stasera c'è stato qualcuno che l'ha voluto definire un po' una camillerata, no? Come se magari ormai fosse di moda utilizzare il dialetto. In realtà lui, Peppe Tripodi, non fa un'operazione di questo genere, perché mentre l'operazione di Camilleri è un'operazione furba, perché gioca in modo, utilizza in modo gigionesco il dialetto siciliano, perché comunque sa che il dialetto siciliano fa audience, no? E incuriosisce tutti, attrae tutti, mentre lui fa un'operazione linguistica invece molto importante. Lui dimostra che il dialetto è una lingua, non è un dialetto, è a tutti gli effetti una lingua che contiene dentro la nostra storia, la nostra civiltà. Ecco perché l'ho definito un trattato di antropologia, perché qui dentro il dialetto ci sta e ci sta perfettamente. Noi l'abbiamo presentato a Tivoli, dove c'erano 100 persone, le quali hanno apprezzato, sono riuscite ad apprezzare questo libro, che in gran parte è scritto in dialetto calabrese, eppure l'hanno apprezzato. Anche l'utilizzo di diversi registri, no? Volti a vivacizzare le storie dei personaggi. Sì, sì, infatti, lei ha detto benissimo, ci sono molti piani narrativi, molti registri narrativi, c'è soprattutto l'aspetto delle avventure sessuali, travolgenti, sconvolgenti, però devo dire non devono sembrare una forzatura, perché dovete considerare, questo lo dico a voi giovani, che noi abbiamo vissuto gli anni 60, gli anni 70, sono stati gli anni della rivoluzione non politica, ma culturale, rivoluzione sociale, la minigonna, l'amore libero. Noi ci siamo abbeverati di queste cose, noi abbiamo fatto una rivoluzione sul linguaggio, le parolacce, abbiamo stravolto il modo di parlare e di conseguenza abbiamo stravolto anche i costumi, no? E per cui andare, mentre una volta, prima del 68, i maschi camminavano da una parte e le femmine camminavano dall'altra. Ancora, per esempio, io mi ricordo, io ho vissuto una parte della mia vita in cui c'erano nelle scuole le classi maschili e le classi femminili. Improvvisamente ci sono state le classi miste, no? Perché il 68 ha significato questo. Quindi lei ha deciso di pubblicare il libro per conservare la memoria. Sicuramente, vabbè, questo fa parte di quello che è, diciamo, la base della mia casa editrice, perché noi vogliamo conservare la memoria e noi nasciamo per questo, perché il compito di una casa editrice è intercettare tutte le storie che ci sono nella società e tradurle e portarle sulla carta. Quindi in questo abbiamo rispettato pienamente lo scopo che ci avevamo prefissi. Un messaggio da tramandare ai giovani? Di fare tesoro delle nostre esperienze, perché noi dobbiamo fare autocritica, perché in realtà noi in quegli anni ci siamo abbeverati totalmente, non siamo riusciti a trasmettere niente alle generazioni future. Io spero che magari i giovani ora, leggendo queste cose, capiscono che qualcosa di buono c'era e che se anche noi non siamo riusciti a tramandargliela, quantomeno ne facciano tesoro leggendo. La ringrazio, complimenti ancora e alla prossima. Grazie a voi per essere sempre presenti alle nostre iniziative. Grazie. Grazie.